Lo sapete che il cioccolato contiene molti componenti benefici? Proprio così, ma dipende soprattutto dal tipo di cioccolato che state mangiando. Sono Susan Bauerman, dietologa professionista, e molte persone sanno che il cioccolato è molto salutare. Questo anche perché i semi di cacao, ad esempio, contengono un elemento chiamato flavonoidi. Sono degli antiossidanti che possiamo ritrovare in frutti come more, mele, ma anche nel tè. Ma i flavonoidi tendono ad avere un sapore molto amaro e i semi di cacao sono lavorati in modo tale da renderli più dolci, come il cioccolato che tutti quanti noi conosciamo ed amiamo. Ma durante questo processo, grassi, latte e zucchero sono aggiunti ai semi di cacao e questo altera il contenuto di flavonoidi al loro interno. Quindi il quantitativo che assumiamo dipende dal tipo di cioccolato che mangiamo. Non esiste nessuna razione giornaliera raccomandata di flavonoidi, ma se volessimo ricavarne almeno 200 mg dal cioccolato, date un'occhiata ai diversi modi e che tipo di cioccolato dovreste mangiare. Per ricavare 200 mg di flavonoidi dalla polvere di cacao arricchito, dovete mangiare circa 2 cucchiai da tavola, che corrispondono a circa 20 calorie. Per ricavare 200 mg di flavonoidi da una barretta amara, avete bisogno di mangiare circa 15 grammi di cioccolato, il che corrispondono a 70 calorie. Se volete ottenere i 200 mg di flavonoidi da cioccolatini semidolci, dovete mangiare circa 45 grammi di questo tipo di cioccolato, che vi costeranno all'incirca 200 calorie. Che ne dite invece con dello sciroppo? Per ottenere 200 mg di flavonoidi dallo sciroppo al cioccolato, avete bisogno di berne almeno un'intera tazza. All'incirca 240 ml che corrispondono a circa 840 calorie. Ma se invece la vostra scelta è il cioccolato al latte, sappiate che in questo caso i grammi da mangiare sono circa 300 e queste deliziose barrette vi costeranno all'incirca 1600 calorie. Volete altre informazioni? Iscrivetevi!